fermato, l'altro si è fermato. Andrea, abbiamo già il secondo arrivo qua, attenzione. Andre, lascio a te una seconda a vedere che c'è. Sai che non ci vedo più tutti? Dai, Marco Bacconi! Nathan Barrappelli, terzo classificato! Allora ragazzi, grande Nathan! 4 di 3 e respira! Complimenti ragazzi! Allora, respirate, adesso arriva la scusa! Ah, scusa, Andre, sei arrivato voi, come un tornato sul finale, sempre in testa dall'inizio? Sì. Diciamo che è nata per una metodolata e il mio buon amico Luca Coni deve sapere che qua sono venuto in battaglia. E sta sorridendo, è stato divertito. Andre, allora Andre, come sensazioni? No, prima volte ho fatto 10.000 a Londra sabato. No, aspetta, di a tutti quel che fa. Ha girato più forte che il segreto. È andata bene, bravo Andrea, allora ti lascio e ci sentiamo dopo. Intanto volevo il Marco e Nathan, per cortesia. Bravo dietro. Marco e Nathan, se siete ancora in zona, per cortesia mi raggiungete. Eccoli lì. Marco. Andre, se arriva la prima donna dimmelo. Sì, di sempre giornate. Allora Marco, com'è andata? Perché Andrea scherza, però insomma, come sei andato piatto? No. Arriva. Quando passa. Andre, questa è la tua prima esperienza, questo vogliamo vedere poi in progressione, nella prossima tappa. Andre, ferma la lì, dire tu e poi abbiamo Nathan. Parrocchiani che ce l'ho qui. La prima di notte seconda. Allora, esatto, e anche la terza, abbiamo anche la terza. Allora scusa, Andre e Silvio, fermatele lì, tutte e tre. Allora Nata, com'è stata questo 5 km certificato qui a Busto? Avanti, non fermatevi, avanti. Allora io ti chiedo questo, ma per battere l'Andre, cosa bisogna più a fare? Spratti. Allora Andre! Un attimo, qui la situazione sì. All'arrivo un po'. Intervista intanto la seconda e la terza. Sì, quindi seconda abbiamo la Francesca Durante, giusto? Sì, esatto, la terza non è più. Brava. Allora Francesca, sono qua, girati dall'altra parte, Francesca Durante, Francesca per girati. Ecco di qui, Francesca. Seconda classifica, giusto? Allora, vieni qui. Ragazze, scusate, mi è passata un po' la musica, giusto un pelino. Allora, Francesca, prima volta a Busto. Com'era questo percorso? 5 certificati. Allora, come è andata? Adesso? Dai, su via. Allora, domanda, solo quella di stasera o farai qualche altra tappa? Tanto? Quindi insomma, ok, sei già super impegnata. Ok, benissimo. Allora, Andre, scusa, mi ricordi chi è che è arrivata prima? Sì, ma è andata lì adesso, lo ritiriamo. Ok. Aspetta, Andre, però abbiamo le notizie importanti, abbiamo un record italiano di categoria su 5 km. Claudia, com'è andata? Raccontacelo. Allora, saluto, non lo so, sono la quinta, se è stata, non mi interessa. Io oggi ero qua perché dovevo battere Complimenti davvero, ma pensi di fare tutto il giro? Penso
di sfida. Ora ci vediamo venerdì a Pizzano, quindi per la prossima tappa. Dai, ti aspettiamo, non puoi mancare, grande vocalista del giro. Andre qua, hai provato tutte le liste? Sì, 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 no, ce l'ho la lista. Perché ci ho messo un po' prima di vedere. Le liste ce l'ho. Si è andata da mente veloce, ma non ti sei fermata, nessuno ti ha visto. Allora, scusami, allora, dacci una tua opinione. Quindi, visto che tu sei stata a giornata di queste montagne, qui montagne di DJ. Ok, come era questo percorso 5 km esatti? Domanda, si spinta solo alla tappa di questa sera o è tutto il circuito? Complimenti, bravissima, ti aspettiamo più tardi per la premiazione, ok? Allora, qui abbiamo Runners Legnano che spopola, ragazzi. Allora, l'anno scorso mi ti importunava? Allora, come è andata questa sera? Male, insomma, abbiamo... Allora, insomma, mi è andata malissimo, Dio. Va bene. E ti è dato un input per spingere. Ok. Allora, ti aspettiamo voi più tardi per la formazione, che faremo spalcoli, presumibilmente verso le 9.000. Andrea, assoluti. Cominciamo dalla parte femminile. Allora, al terzo posto appunto Federica Cozzi con un tempo ufficiale 17:39, poi abbiamo Francesco Durante con un tempo ufficiale 17:34 e poi abbiamo Elisa Pastorelli con un tempo ufficiale 17:24. Poi per quanto riguarda la parte maschile, allora abbiamo in terza posizione Anna Marucchelli con il tempo di 15:23, secondo Marco Gattoni con il tempo di 15:19 e Andrea Sottotitoli. Ricordiamo che da diverso minuto ha demolito il tempo di categoria stasera, perché a 7:55 ha fatto 18:20, un minuto sotto il tempo nazionale. Ha detto la Flavia che farà tutto il giro. Intanto stanno arrivando questi meravigliosi atlete. Possiamo ricordare quanti erano? Quanti sono? Siete 1200, quindi un numero pazzesco, record assoluto di partecipazione qui a Busto Arsizio. Ciao Francesca, ben arrivata anche a te. Ho visto un sacco di amici arrivare già sotto il traguardo, c'è il ristoro che ti aspetta, come promesso non ha piovuto, la temperatura per correre era perfetta, chi deve restituire il ciclo può fare già adesso la pagodina TC, non passate sul tappeto per favore, non passate sul tappeto, c'è chi vi aspetta della pagodina per ritirare il ciclo se dovete ritirarlo. Allora ragazzi, non fermiamoci qui a fine del traguardo, ma proseguite oltre. Forza! Dovremmo arrivare anche tra fuori. Forza, ragazzi, forza. E non competitivi. Allora Andre, ti lascio con la Silvia. Ricordate un po' quali sono gli estratti, i premi estratti, sì, perché magari qualcuno non va da parte. Adesso un secondo Andre, perché c'è la cartellina lì. Arrivo. Ok, allora ringraziamo anche tutti gli sponsor che hanno sostenuto questa 24esima tappa del giro del Paresotto. Cominciamo da Coop Lombardia, Enrico Pozzi, Financial Advisor, Ufficio Legnano e Catano, Navis, sezione di Busto Arsizio, presente con Ruste, Commerciale Luce Gas, e poi Luma Sport, Tutto per la Corsa, Orto Sulta, Mercato di Castano Magnaco, la farmacia del Policino di Catano e Campo. Grazie a loro, intanto è arrivato anche Mano della Giulia del Precato, bentornato, poi ringraziamo in particolare anche Altera Cinema, che Alessandro Sanicchiera per l'impianto audio, la voce e la musica, Cergi di Cardano al Campo per
le fettuccine in plastica che ci dà per il giro del Varesort, poi Evo Data per la rilevazione dei tempi, poi il FIDA, il Comitato Provinciale di Varese, il gruppo giudici di gara di Varese, l'Unione Sportiva Acri di Varese, i volontari della Croce Rossa, i vigili dei urbani, come si dice una volta, appunto, oggi la polizia locale di Busto, la Parismo e Cazzeggio, grazie per averci ospitato e organizzato questa bellissima gara stasera, e poi le società organizzatrici, oltre appunto con il Cazzeggio, l'Atletica Trecate, l'Atletica Casolate, il Rame Spinzano e il gruppo logistico Mezzanese. I numeri estratti sono questi. Allora, quinto numero estratto, numero spintorale 74, premio Farmacia Cuoricino, appartenente a Dalla Lunga Chiara dell'Atletica Trecate. Il quarto numero estratto col pettorale 1007, appartenente a Vincenzo Sergio, non competitivo, confezione gastronomica. Terzo premio estratto, premio del offerto dalla farmacia Cuoricino con il pettorale numero 16, appartenente a Tubale Sebastiano con la Run Cup. Secondo premio estratto, una confezione gastronomica con il pettorale 215, Croce Massimo del Campus Varese Runners. E primo altro numero estratto, premio offerto dalla farmacia Cuoricino, pettorale 111, Maranchi di Marco della Cresta. Una domanda per l'anno prossimo, se torniamo ad Augusto con il Cazzeggio. Primo, accendete la luce. Adesso la accendiamo. Secondo, no, aria condizionata. Aria condizionata, però abbiamo un fantastico ristoro. E soprattutto una speaker favolosa. Bravo, veramente. Grazie. Senti, possiamo concludere con i ringraziamenti agli sponsor? Gli sponsor ci sono anche di serata. Esatto, quindi ringraziamo Audio Torino, concessionaria di Olgiate Olona. Ringraziamo Pronuti Professional, integratori per lo sport, l'ottica Rocchinelli di Busto Arsizio, la società di consulenza Tepi di Stefano Bernucci di Milano e la bottega agricola di Airosi. Tutti questi sponsor vi hanno dato l'opportunità, vi stanno dando l'opportunità di correre questa sera a Busto Arsizio. 1200 atleti sulle strade di Busto, grandissima partenza col bot nel giro del Varesort 2024. Allora ricordiamo che venerdì sarà in scena la seconda tappa del giro a Quinzano San Pietro di Sumirago, organizzata dai Runners Quinzano, stessa impostazione di serata, alle 20.30, 19.30 per i più giovani, a seguire i ragazzi e poi alle 20.30 il giro competitivo, ok? Quindi mi raccomando. E premieremo un'altra categoria FIDA, questa sera ricordiamo che premiamo la categoria SM55, i primi tre classificati maschili appunto. E invece dei non competitivi, grazie a questo competitivo, premieremo le prime tre donne non competitive e i primi tre donne. Se li hanno individuati, perché... No, l'Anna Maria, giusto? La nostra Anna Maria si sì, ha preso i nominativi. Non tornate indietro, non andate contro mano, per favore. Ragazzi, dobbiamo lasciare libero la zona arrivo perché siete 1200 ed è importante far defluire tutti gli atleti. Quindi passate esterni e soprattutto non ripassate sopra il tappeto. Di là sinistra. Dove c'è quel ragazzo che quello? Complimenti ancora a tutti e a tutte coloro che stanno completando il percorso in questo momento. 5 chilometri certificati dalla FIDA, quindi il vostro tempo andrà in classifica di categoria. Abbiamo visto che ci sono anche dei record battuti questa sera. Le premiazioni le faremo più tardi, tra circa 20 minuti qui sul palco in questa bellissima piazzetta. Questa bellissima piazzetta qui a Busto. Premieremo primi tre uomini assolute, prime tre donne assolute, primi tre uomini di categoria SM55, poi i primi tre competitivi e non competitivi. Allora, comunque io devo dire che stasera il livello altissimo. Ma a livello alto è per il fatto che Claudia, nonostante sia arrivata quarta, giusto, ha battuto un record in categoria. Quindi insomma il livello è veramente alto. Cosa succede? Decisamente. No, non so capire.
Vabbè, intanto diamo il tempo anche di primi uomini. Sì, vai, dai. Soffiettini ha chiuso in 15-0-0, quindi tanta roba. Ciao Federica, bentornata. Sì, a destra. Soffiettini ha chiuso in 15-0-0 e 0-80. Gattoni Marco ha chiuso in 15-19 e Baron Pere Renato ha chiuso in 15-23. Poi a seguire Marco Broggi in 15-31 e poi Federico Pisani in 16-01. Per quanto riguarda la parte femminile, anche qui tempo in tutto rispetto, perché Elisa Pastorelli ha chiuso in 17-24, la media in 3-28, Francesca Durante ha chiuso in 17-34, la media in 3-30, la media in 3-31 per Francesca Cozzi, che è arrivata terza. Poi Francesco Malnati ha chiuso in 18-13, 18-20 per Francesco Mino, che ha fatto il bene con Triano. E poi Cristina Ballavi ha corso in 18-22, appena dietro alla media di 3-40. Complimenti ancora a tutti e a tutte, a coloro che stanno arrivando in questo momento qui sotto l'arco inoffiabile dell'amatore di Casorate, con tornata del nostro sponsor, lo vedete, Puma Sport, Farmacia del Cuoricino, Pop, ci accompagnano in questo giro del Paresotto 20-24, ricordiamo ancora l'ortofrutta Negrelli, Puma Sport, tutto per lo Puma Sport, tutto per la corsa, Casorate, Sempione. Andate al vostro ristoro, ve lo siete meritati in questa bellissima serata, in questa sera di 21 maggio 2024, in questo martedì sera che apre il Giro del Paresotto, la sua 24esima edizione, quindi l'anno prossimo saranno nozze d'argento per tu sei sposata? Sì. Con il Giro del Paresotto? Esatto. Fai 25 anni anche tu? Esatto. Lo sai tutto. Finalmente un po' di musica seria. Direi di sì, Gli è andata, a caso. Oh, è tornato il nostro cavaliere, ma hai trovato lo scontrino di chi era? No, perché ho fatto casino con le comandi. Ho dovuto fare 5 km come avevo ordinato. E chi avevo ordinato? So, si lavora di corsa. Si lavora di corsa. Ci sarai anche a Quinzano? Sì, penso di sì. Sarà una sorpresa se riesco a esserci. Ci vediamo Pinzano, grazie Davide di esserci. Alla prossima, ciao. Alla prossima Davide. Silvia, allora, sì, dimmi.